Fortunatamente dai risultati della biopsia abbiamo scoperto che il problema è un po' è meno grave di quel che si pensava inizialmente, però comunque è necessaria l'operazione e la rimozione appunto di questo tumore benigno per far sì che appunto nel tempo non diventi un qualcosa magari di un po' più aggressivo, siccome era già bello attivo, no? Sto bastardo. E non mi interessa. Poi ve ne parlerò bene, ok, ve lo prometto. Non mi interessa fare del vittimismo inutile, infinito con questa storia, perché tanto non cambierà la mia situazione. Quello che però ci tengo a fare è usare il mio potere mediatico per sensibilizzare con argomenti seri, non solo le stronzate, e sensibilizzare la prevenzione, che nel mio caso è quello che mi ha salvato appunto nello scoprire un domani magari una notizia un po' più brutta. E diciamo che la mia assenza è dovuta anche da questo motivo. Comunque non è bello, non è semplice sentirsi dire dal nulla, guarda Roberta, devi fare dei controlli più accurati perché c'è questo problema, comunque delle cellule che non vanno bene. E diciamo che l'attesa degli esami, fare gli esami è stato veramente snervante. Ho passato 10-15 giorni che non auguro a nessuno e ho ripreso a stare meglio appunto una volta arrivati i risultati, perché appunto diciamo che mi fanno prendere con più positività la cosa, essendo che non è diciamo una cazzata, però siamo in tempo, insomma.